Allora, io sono Alessandro Roncaglia e porto il saluto dell'Accademia dei Lincei. Il presidente Roberto Antonelli oggi è fuori Roma e mi ha pregato di prendermi questo compito, cosa che faccio molto volentieri. L'Accademia è lietissima di ospitare questa iniziativa, che è un'iniziativa molto importante. Siamo grati all'Associazione Amici dei Lincei, a Umberto Quadrino, che hanno organizzato questo evento assieme ai nostri graditi ospiti. È la prima volta che si realizza un dottorato così ampio, con 30 università consorziate, un dottorato nazionale. E chiunque abbia esperienza del funzionamento dei dottorati minuscoli di dipartimento, diciamo, può immaginare come le difficoltà di organizzazioni crescano in modo esponenziale man mano che cresce. E quindi è un miracolo che i nostri amici sono riusciti a realizzare con la formazione di un dottorato di queste dimensioni. E questo fa sperare molto bene anche sul contenuto del dottorato. Già nel titolo direi che si vede una serie di scelte, di argomenti. Intanto noi siamo molto lieti che il dottorato segua una caratteristica di interdisciplinarità che è in fondo una delle caratteristiche che governano qui l'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei ha due classi, una di scienze morali e una di scienze fisiche. Qui siamo nella sala di scienze fisiche e sotto il tendone ci sono le due immagini del fondatore Federico Cesi e di Galileo Galilei, che è stato uno dei primissimi soci dell'Accademia. L'altra sala è la sala di scienze morali, ma le interazioni tra i due lati dell'Accademia sono continue e vivacissime, e questo, questa nostra abitudine ci porta a vedere l'importanza di questa interrelazione, che non è molto frequente nell'attività di ricerca, per cui possiamo sperare che il dottorato abbia una marcia in più dal punto di vista di queste relazioni interdisciplinari. Il nome del dottorato, Sustainable Development, rimanda ad alcune scelte importanti, secondo me. Il termine sviluppo sostenibile, quando è stato introdotto da Gro Brundtland nell'86, nel famoso rapporto all'ONU, era un termine di minoranza. L'atteggiamento che prevaleva tra chi si occupava di problemi di ecologia, di sviluppo, eccetera, era l'atteggiamento dei limiti alla crescita, un famoso rapporto del Club di Roma, cioè l'idea che per difendere l'ambiente l'unica cosa che si potesse fare fosse bloccare lo sviluppo, cosa che sarebbe comunque avvenuta per la scarsità delle risorse. Era un'idea tradizionale che risaliva all'Ottocento, anche prima. Malthus, vi ricordate, ma anche Jevons con l'idea che le riserve di carbone si sarebbero esaurite, e il libro che Jevons scrisse nel 1800 su questo tema ebbe un'enorme risonanza. Jevons sosteneva che lo sviluppo industriale inglese si sarebbe ben presto bloccato. Ora, la ripetuta smentita di queste tesi, il Club di Roma sosteneva che le riserve petrolifere si sarebbero esaurite nel giro di 17 anni, e questo nel 1973, queste tesi ripetutamente smentite non potevano però portare all'idea di una crescita continua sostenibile. Era chiaro che la crescita economica portava a dei problemi per la difesa dell'ambiente. Ora, l'idea di rinunciare alla crescita economica è stata pure sostenuta. L'idea della decrescita felice è un'idea, abbastanza recente, è stata portata avanti da un mio amico, tra l'altro, francese, Latouche. Però c'è una correlazione, tutti gli economisti hanno visto questa correlazione, tra la crescita del reddito pro capite e indicatori dello sviluppo umano, come l'aspettativa di vita alla nascita o indicatori di benessere sanitario o i livelli di istruzione.
e quindi diciamo la rinuncia allo sviluppo, alla crescita, che tra l'altro in realtà non è sostenuta nemmeno dalla Touche, è una rinuncia troppo forte. Allora quello che si deve fare è di trovare appunto, come proponeva la Brundtland, una linea di sviluppo sostenibile, che è una cosa piuttosto complicata e sarà l'oggetto degli studi, delle ricerche del vostro dottorato. Chi ha studiato gli indicatori di sviluppo umano, che sono stati anche questi proposti abbastanza di recente, prima da Amartya Sen e poi realizzati da Ulhaq, una sezione delle Nazioni Unite, ha visto che c'è una correlazione appunto tra reddito pro capite e questi indicatori, ma che la correlazione non è così sistematica. Ci sono tanti paesi fuori linea, sopra o sotto la retta di correlazione. Per fare i due esempi estremi, se prendete il Costa Rica, ha un'aspettativa di vita alla nascita molto più alta di quella che sarebbe spiegata dal suo livello di reddito pro capite. Questo dipende da una peculiarità, cioè dal fatto che il Costa Rica è l'unico paese al mondo, credo, che non ha un esercito e ha concentrato la spesa pubblica sulla spesa per l'istruzione e sulla spesa sanitaria, soprattutto sulla spesa per l'istruzione. E l'altro esempio è il Kuwait, che ha, come sappiamo, un atteggiamento verso le donne non particolarmente paritario, e questo ha portato a un più basso livello di educazione femminile, che ha comportato un più elevato tasso di mortalità infantile. Ora, queste deviazioni sono una delle cose più interessanti che si possano studiare nell'economia dello sviluppo, ma sono anche uno dei criteri con i quali si può studiare il problema della sostenibilità dello sviluppo, perché noi possiamo vedere come queste deviazioni possono essere realizzate e come queste deviazioni possono permettere una crescita civile, diciamo così, della società, che non costituisca però un problema per l'ambiente. La crescita è necessaria perché senza la crescita non ci sono le risorse per l'istruzione e per la sanità e non ci sarebbe nemmeno un livello di occupazione adeguato. Come sappiamo, come scrive la nostra Costituzione, il lavoro è un diritto basilare di tutti i cittadini. Questo problema di crescita è un problema che va affrontato seriamente. Noi sappiamo quanto enormi sono i problemi del riscaldamento globale, sono ormai anni che se ne discute e possiamo solo sperare che ci sia una maggiore, non solo una maggiore attenzione, ma interventi più efficaci. Ecco, lo studio che seguirete nel vostro dottorato può aiutare in questo difficile compito. Grazie. Grazie, ringrazio molto il professor Roncaglia e tramite lui l'Accademia per questa ospitalità in questo posto meraviglioso. Molti di voi penso sia la prima volta che vengono all'Accademia dei Lincei, è un posto non solo meraviglioso ma con una tradizione molto importante, appunto ci citava Galileo come uno dei primi soci dell'Accademia. Le parole che diceva Roncaglia sono parole molto, molto importanti, questo senso della comunità scientifica che non distingue tra le scienze morali e le scienze fisiche, ma che in qualche modo mette a sistema questi aspetti, il valore della sostenibilità che guarda ben oltre i semplici aspetti che tutti capiscono, ma le relazioni tra i fenomeni sono tutti aspetti molto importanti e quindi siamo qui oggi, diciamo, con grande piacere proprio in questo posto anche per testimoniare, no, uno sviluppo, se volete, anche del pensiero che trovo oggi forse in questo dottorato un esempio che speriamo nei prossimi anni possa essere ricordato come un avvio anche di un nuovo modo di pensare al dottorato di ricerca. Io sono Riccardo Pietrabissa, sono il rettore dello IUS di Pavia, che è la scuola che ha promosso e che attualmente è la sede amministrativa del dottorato,
E il mio saluto di quest'oggi, oltre a moderare, comunque a invitare gli ospiti che parleranno, il mio saluto di oggi vuole anche fare un piccolo quadro del perché è nato questo dottorato, quali sono un po' gli scenari anche di strategia della ricerca che hanno portato a questo punto e raccontarvi qualche storia che c'è dietro la nascita di questo dottorato. È previsto un saluto anche della professoressa Messa, che è il ministro dell'Università e della Ricerca, ma oggi è stato convocato un Consiglio dei Ministri non previsto e quindi alle 3:30 il ministro è andato al Consiglio dei Ministri. Non è sicuro, anzi è probabile che non riesca poi a raggiungerci, salvo che non finisca molto, molto in fretta. Ma abbiamo qui fortunatamente la dottoressa Gargano, che è direttore generale dell'Università del Ministero e che comunque sia ci darà un closing remark da parte del Ministero sul tema del dottorato nazionale, che è una sperimentazione molto importante anche per il Ministero. Il tema nasce, diciamo, come molte cose nascono in modo un po' occasionale. E questo dottorato nazionale nasce da due eventi che si sono in qualche modo combinati. Il primo è che qualche anno fa, circa 3 anni fa, il CNR decise di proporre un dottorato nazionale sul tema dell'intelligenza artificiale, che parte anche quest'anno insieme al nostro, lanciando questa idea del dottorato nazionale, no? Che non era previsto nelle normative, nei decreti ministeriali del nostro ordinamento. E il secondo evento è stato che con una serie di colloqui con Enrico Giovannini, che ora è ministro del nuovo ministero, si chiama MIMS, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e all'epoca era portavoce dell'ASVIS, parlando con lui appunto segnalò come fosse importante in quel momento immaginare di formare una classe di ricercatori che fossero formati non tanto e non solo sulle proprie discipline, ma su un tema strategico per lo sviluppo e la sostenibilità del pianeta, che appunto è questo dello sviluppo sostenibile. Trovammo all'epoca con Enrico Giovannini un grande sostenitore, che era l'allora ministro Fioramonti, e in una serie di colloqui nacque il progetto. Poi il progetto, chiaramente, come tutti i progetti, ha avuto un'evoluzione abbastanza lunga e fortunatamente ha avuto poi il sostegno definitivo e la modalità di attuazione con la ministra Messa appunto quest'anno. Quindi è un'evoluzione che ci ha impegnato per almeno 3 anni di lavoro. Però siamo molto contenti di aver raggiunto questo punto di partenza. Quali sono i punti chiave che ci hanno portato a questo? Il primo è una nota che chiaramente tutti quelli che lavorano oggi nell'università o hanno fatto un dottorato conoscono bene, cioè che il dottorato è stato interpretato, l'aveva citato poc'anzi anche Roncaglia, è sempre stato identificato come una formazione molto avanzata ma di tipo disciplinare, sta dentro i dipartimenti, no? E questo fa sì che i giovani vengano formati molto bene, molto profonditamente, ma molto verticalmente sulle discipline. Il secondo tema è che da un po' di anni anche nell'Accademia si parla di multidisciplinarietà, che però è diventata una parola un po' generica, devo dire, perché multidisciplinarità tutti ne parlano, ma poi l'atto pratico della multidisciplinarità non si è, a mio parere, ancora visto in maniera chiara. Allora, questi due elementi sono due elementi che oggi costituiscono, secondo alcuni, degli ostacoli per affrontare le grandi sfide globali del pianeta, che sono tante, evidentemente. Una di queste, che è quella sulle quali abbiamo un po' messo la nostra barra, è quella del cambiamento climatico, che è una sfida dovuta evidentemente o monitorata con l'aumento della temperatura del pianeta, dovuta in larga parte al tema dello sviluppo e della sostenibilità dello sviluppo. Quindi i due temi, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, sono diventati un po' la parola chiave del nostro dottorato.
E questo tema evidentemente coinvolge una molteplicità di discipline, no? Perché si va dalla salute all'economia, dalle risorse agli stili di vita, dall'etica all'alimentazione, ci sono temi di carattere democratico, c'è il tema della povertà, cioè è un tema evidentemente molto complesso che difficilmente trova in una disciplina e quindi in un dipartimento, in una logica accademica, una possibile chiave di lettura o una risposta. Lo sviluppo sostenibile è stato ricordato, non è stato inventato oggi, anche Roncaglia ha fatto riferimento al Club di Roma, che mi fa piacere citare oggi qui, perché appunto siamo a Roma a inaugurare questo dottorato che già nel 72 aveva tentato, un tentativo devo dire molto, molto interessante dal punto di vista scientifico, di modellizzare i limiti dello sviluppo, no? come ci ricordava. E questo perché all'epoca era stato reso disponibile uno dei primi grandi calcolatori all'MIT a Boston e dei giovani dottorandi furono messi all'opera per cercare di creare un modello del pianeta e misurare come le variabili conosciute potessero creare un eventuale limite allo sviluppo. Poi qualcuno all'epoca ricordò che l'età della pietra non era terminata perché erano terminate le pietre, quindi verosimilmente poi le condizioni al contorno cambiano e quindi probabilmente noi finiremo l'età dei combustibili fossili non perché finiranno i combustibili fossili, ma perché ci sono altre esigenze e altre innovazioni tecnologiche. Questo ha portato a un pensiero molto, molto complesso, devo dire, con grandi fautori dell'una e dell'altra ipotesi, e di quest'oggi ormai che le Nazioni Unite hanno steso l'agenda 2030 con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Questo mese c'è stata la COP26 in cui è reso più evidente come ci sia un interesse corale di tutti i paesi del mondo nel trovare delle risposte che possano salvare il pianeta e col pianeta evidentemente l'essere umano. Da questo punto di vista chiaramente non è facile trovare gli accordi sono di tipo politico. Sono accordi che hanno a che vedere con un altro aspetto che forse l'uomo non ha mai considerato prima, e cioè quella che si chiama oggi la responsabilità generazionale, cioè cosa lasciamo del patrimonio che otteniamo alla nascita ai nostri figli e ai nostri nipoti, e parlo del patrimonio ambientale, di risorse e quant'altro. Ecco, tutto questo richiede oggi, quindi, l'azione politica, l'azione dei governi, le scelte che vengono fatte, richiede consapevolezza. Questo è un tema oggi molto dibattuto, come ben sapete, credo che Covid-19 sia stato un esempio importante di come la consapevolezza e la conoscenza possano essere utilizzate a favore di una decisione consapevole. Quindi la scienza oggi è chiamata, secondo me, a dare una risposta e a dare dei possibili scenari che consentano al decisore di capire le conseguenze delle decisioni. E oggi le conseguenze delle decisioni derivano molto dalla capacità di connettere e quindi di trovare relazioni tra fenomeni tra loro normalmente non facilmente compatibili, quali sono i fenomeni naturali, i fenomeni sociali, i fenomeni economici, che tipicamente utilizzano, almeno nella modellazione scientifica, anche metodi diversi o modelli diversi. Quindi questa capacità di poter comprendere anche fenomeni che attengono ad altre discipline. Questo è il tema, a mio parere, fondamentale che rende questo dottorato innanzitutto diverso dagli altri dottorati. Il secondo aspetto che lo rende diverso dagli altri è la dimensione nazionale. Ribadisco, quest'anno è partito insieme al nostro un altro dottorato nazionale sull'intelligenza artificiale. Questi due dottorati hanno una dimensione nazionale, non esistono altri. Perché? Ma crediamo noi che la dimensione nazionale sia intrinseca nella tematica di questo dottorato, perché questo dottorato ha, secondo me, proprio la missione di creare una comunità capace di informare i decisori con basi scientifiche
e i decisori su questi temi non sono decisori locali, sono decisori a livello di paese, a livello di comunità europea, a livello globale. Quindi la dimensione nazionale, secondo noi, è una dimensione doverosa rispetto alle responsabilità che ci stiamo assumendo nell'affrontare questo tema. Sulla base di tutte queste considerazioni che ho fatto e che sono considerazioni all'origine della nascita di questo dottorato, siamo riusciti, e ringrazio ovviamente tutti i colleghi, tantissimi colleghi che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa, abbiamo costruito questo modello di dottorato. Come sapete, il dottorato ha queste due parole chiave, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, che non sono due alternative, sono due facce della stessa medaglia, e l'abbiamo organizzato in sei curricula. I sei curricula hanno il senso di consentire di partecipare al dottorato laureati in qualsiasi disciplina. Questa è un'altra particolarità. Questo dottorato possono partecipare giovani che hanno qualsiasi tipo di laurea e partecipano evidentemente a quel curriculum nel quale è più pertinente sia la conoscenza sia il metodo di lavoro. Dopodiché la formazione, come sapete, questo poi verrà spiegato meglio dopo di me dal professor Martina, la formazione ha sia una formazione curriculare che una formazione invece tematica. L'altra questione, essendo nazionale, è che è aperto alla partecipazione di tutte le università d'Italia, quindi qualunque università che vuol partecipare, mettendo delle borse, può partecipare. Questo primo ciclo, che è partito il primo di novembre, ha visto la partecipazione di 30 atenei, che è comunque un numero enorme, come ben capite. Sono state assegnate 100 borse di dottorato, quindi anche questo è un numero gigantesco, e abbiamo ricevuto domande di partecipazione, 635 domande da ben 82 paesi del mondo, quindi una partecipazione, devo dire, non solo molto grande, ma fortemente internazionale. Credo che solo un terzo delle domande provenisse dall'Italia. La sede amministrativa, diciamo la sede che ha organizzato tutto il percorso, è la Scuola Superiore IUS di Pavia, insieme ovviamente agli altri 30 atenei che hanno partecipato in tutte le fasi, dalla stesura del programma al concorso di ammissione. Ci sono oltre 150 colleghi che hanno contribuito a tutta questa iniziativa. Oltre ai 30 atenei ci sono anche gli enti pubblici di ricerca italiani che hanno contribuito, partecipato a tutta la fase di struttura. Ci sono poi degli altri soggetti che hanno sostenuto molto l'iniziativa, e innanzitutto la rete delle università sulla sostenibilità, la RUS, che è una rete voluta e cresciuta all'interno della conferenza dei rettori. Abbiamo comunque qui la professoressa Lombardi, che poi parlerà anche come presidente della RUS, l'ASVIS, quindi l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, di cui all'epoca era Giovannini il portavoce, e la Fondazione Enel. La Fondazione Enel, anche qui il dottor Papa, che poi farà una sua riflessione sul tema, ha sposato fin da subito questa iniziativa, che ha evidentemente delle ripercussioni importanti anche nel mondo dell'impresa e soprattutto di quelle imprese che fanno della sostenibilità uno dei propri cavalli di battaglia, fra cui evidentemente Enel. Quindi lo ringrazio della sua presenza oggi qua. Ovviamente dietro tutto questo c'è il Ministero. Il Ministero, devo dire, ha riconosciuto il valore di questa proposta e ha sostenuto in maniera importante questa proposta, sia dal punto di vista finanziario, perché ha finanziato il 50% delle borse, quindi un numero rilevante, sia dal punto di vista della visione del dottorato nazionale e diciamo nel prossimo decreto ministeriale che ridisegna il dottorato nazionale nel nostro Paese, sarà previsto l'esistenza di un dottorato nazionale con una serie di vincoli e di opportunità che fanno anche tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto noi. Quindi devo dire che il Ministero è stato per noi un partner fondamentale e estremamente costruttivo.
vi informo tutti che abbiamo iniziato a lavorare sul secondo ciclo, perché come sempre poi c'è la corsa, no? Ogni volta che si parte scatta il cronometro per la staffetta. E il secondo ciclo, abbiamo aperto di fatto le call per le università che vogliono partecipare. Anche in questo caso abbiamo probabilmente un aumento di partecipazione da parte di altre università e di altri enti di ricerca. Abbiamo un interesse e abbiamo aperto anche a nuove modalità di partecipazione al mondo dell'impresa e al mondo delle istituzioni, e certamente per noi Fondazione Enel è un partner rilevante anche per definire le relazioni col privato, e auspichiamo, e questo lo dico alla presenza anche virtuale, ma del Ministro, auspichiamo che il Ministero contribuisca con un numero adeguato di borse che comunque vanno evidentemente a tutte le università del Paese. Questi sono i punti chiave su cui noi lavoriamo a livello proprio di struttura e di proposta al Paese su questa iniziativa. Come sapete, nei prossimi mesi, a brevissimo, il Piano Nazionale, il cosiddetto PNRR, finanzierà molte attività nel nostro Paese con una logica di investimento più che di sostegno di costi, e quindi dobbiamo pensare proprio anche alla sostenibilità degli investimenti. Questo è un tema, credo, di responsabilità di tutto il Paese, e credo che questa esperienza possa essere anche un punto di aggregazione, dal momento che costruisce una rete fra tante università, enti di ricerca e imprese, per cercare anche di progettare nel nostro Paese uno sviluppo che, come diceva prima anche Roncaglia, sia uno sviluppo reale e non sia una rinuncia allo sviluppo, ma che sia uno sviluppo che tenga conto delle risorse, della qualità dell'ambiente, della qualità di vita delle persone, dell'istruzione delle persone e della capacità di mantenere il patrimonio ambientale, di risorse, di cultura che abbiamo ricevuto. Ecco, queste sono le parole che avevo intenzione di dirvi per spiegarvi le motivazioni, gli auspici e le speranze che tutti noi oggi pensiamo e riferiamo a questo dottorato nazionale. Sono contento della partecipazione di tanti allievi qui stasera, che vengono da tante parti d'Italia e del mondo. Domani ci sarà una giornata proprio dedicata a fare un primo meeting tra i docenti e gli allievi, e con questo diamo l'avvio al dottorato. Passo ora la parola al coordinatore del dottorato, che è il professor Mario Martina, della scuola IUS di Pavia. Mi sento di ringraziare pubblicamente, credo che tutti quelli che hanno avuto a che fare in questi due anni con Mario siano grati a Mario, che ha fatto un lavoro straordinario, perché già è difficile far partire un dottorato, ma un dottorato con così tante università, tante persone, tanti interessi diversi è veramente un'opera straordinaria. Devo dire, lui l'ha compiuta molto bene, con grande maestria e anche generosità, quindi lo ringrazio e gli do la parola per illustrarci un po' i contenuti del dottorato. Grazie, io sono naturalmente felice, emozionato, innanzitutto grazie professor Roncaglia dell'ospitalità per questa bellissima e prestigiosa sede, e grazie anche alla dottoressa Gargano per averci onorato della sua presenza. E sono felice e emozionato perché dopo due anni di lavoro insieme, questa è di fatto la prima volta, almeno per molti di noi, che fisicamente ci incontriamo e diamo inizio a un percorso che ci vedrà insieme almeno per i prossimi cinque anni. Allora, io vorrei presentarvi il programma e l'organizzazione del dottorato molto brevemente, anche perché i dettagli degli aspetti organizzativi ne parleremo domani durante il kick-off meeting scientifico del dottorato. Lasciatemi però partire con i ringraziamenti anziché lasciarli alla fine. Primo fra tutti un ringraziamento a
Riccardo Pietrabis, nostro rettore, che davvero è stato un anello importante di collegamento tra noi, Università, Scuola Ius e il mondo delle istituzioni. Poi Roberto Buizza e Franco Flandoli della Sant'Anna e della Normale, perché sono stati tra i primi a partecipare a questo progetto e a metterci la testa, a pensare a come organizzarlo e a come riempirlo di contenuti. Poi Fulvio Esposito, Patrizia Lombardi e Stefano Laporta, rappresentante del MUR, presidente della RUS e presidente di ISPRA, perché anche loro insieme a noi tre, me, Roberto e Franco, hanno dedicato tanto tempo il primo anno a concepire questo dottorato, i colleghi che adesso sono referenti dei sei curricula che vi rappresenterò, Claudia Lupi, Elisia Giuliani, Alberto Poggio, Alberto Pirni, Cristina Nalis e Denis Sarigiannis, perché in questa parte di avvio del dottorato si sono fatti carico di un importante lavoro. E poi tutti i docenti, ci sono oltre 100 docenti coinvolti e non era scontato che accettassero questa scommessa di un dottorato così innovativo ma anche rischioso sotto il profilo non solo scientifico ma anche finanziario, anche dell'organizzazione. E poi naturalmente tutti i dottorandi, per me è stata una gioia oggi poterli incontrare, perché anche loro ci stanno dando fiducia e abbiamo una grandissima responsabilità perché questo sia un percorso di successo. E poi infine lasciatemi ringraziare lo staff dello IUS, qui rappresentato dal direttore generale, ingegner Giuseppe Conti, perché anche per lo IUS è stato un carico di lavoro enorme, si è trattato di rivedere, ricostruire, rifare le procedure, e poi il Ministero dell'Università e della Ricerca per il supporto e Fondazione Enel, perché fin dall'inizio hanno voluto contribuire a questo importante progetto. L'idea, come diceva Riccardo, si basava su il fatto di vedere intanto come due aspetti dello stesso problema, dello stesso tema, lo sviluppo sostenibile, qui rappresentato dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e dal cambiamento climatico, cercare di fare di questo tema, di questo problema complesso, il centro dello studio, della ricerca di un dottorato. Un dottorato di ricerca che avesse caratteristiche di essere come target non solo funzionale alla carriera accademica, di adottare un metodo di formazione, di ricerca inter, multi, transdisciplinare, di avere una struttura che fosse già costitutivamente a rete e poi naturalmente innovativo e a scala nazionale, perché sentivamo l'importanza che ci fosse una dimensione nazionale della ricerca su un tema così strategico. Gli obiettivi naturalmente erano due: uno più prettamente scientifico, quello di proporre nuovi modelli di sviluppo per affrontare il problema del cambiamento climatico e della sostenibilità, e il secondo più invece, chiamiamolo così, di sistema, quello di costruire una comunità, quindi di mettere le basi per una comunità di ricerca capace di promuovere non solo nel mondo della ricerca ma anche all'esterno e valorizzare le attività che da questo dottorato sarebbero nate. L'evoluzione del progetto a questo punto, partito da quest'idea, ha avuto un percorso, diciamo così, abbastanza fortunato. Abbiamo innanzitutto presentato l'idea al Ministero, che da subito ha creduto a questo progetto e ci ha messo non solo il contributo finanziario ma anche l'esperienza per poterlo organizzare all'interno del quadro normativo italiano. Nonostante, come diceva prima Riccardo, non esiste ancora istitutivamente il dottorato di interesse nazionale, lo sarà nel prossimo decreto ministeriale. Poi abbiamo da subito cercato di aprire e di raccogliere l'interesse al mondo accademico attraverso un expression of interest che ha raccolto l'interesse di 30 atenei che da subito si sono messi a lavorare insieme
nonostante il periodo, quello del Covid, in questi 2 anni abbiamo sempre lavorato online, per poi partorire e alla fine arrivare all'attuale modello che tuttora è sperimentale, perché ricordiamoci che avremo bisogno di tantissimi aggiustamenti nel corso del dottorato. Tratto fondamentale di questa evoluzione è stato la coprogettazione, il fatto di non avere un modello, una ricetta prestabilita, ma di costruire insieme, raccogliendo le idee, cercando di organizzarle su tanti piani, non solo quello degli aspetti scientifici, ma su tutti gli aspetti più... si è bloccato? Ecco, su tutti gli aspetti, anche quelli burocratici, quelli della gestione del dottorato nel quotidiano. Ecco, va un po' in ritardo il... Se potete passare voi le slide, magari... Ok, grazie. A questo punto, da chi è costituito? I fondatori, li abbiamo nominati più volte, lo IUS, il 3CSA, che era ed è tuttora il centro di ricerca sul cambiamento climatico e le azioni per uno sviluppo sostenibile delle scuole Sant'Anna, Normale e IUS, il Ministero della Ricerca, l'ASVIS e la RUS, a cui si sono aggiunti durante il percorso, ecco, vedete, questo non ci sta, magari fatelo voi da lì, grazie, andate pure avanti, le università in convenzione, 30 università in convenzione, che dietro di loro hanno, andate pure avanti man mano che parlo, enti pubblici di ricerca che coprono l'intero territorio italiano, e a fianco a loro si sono aggiunti quelli che hanno creduto nel dottorato non solo come partner sostenitori, ma sono knowledge partners, perché intendono contribuire, ecco, grazie, intendono contribuire anche stimolando il dibattito scientifico dall'esterno del mondo accademico. Niente, mi sembra che ci sia un problema di collegamento, perché anche questo... Ok, va bene. Questo è il consorzio nel suo completo, e a cui speriamo che si aggiungano tanti altri, non solo nel mondo della ricerca e dell'accademia, ma anche all'esterno. Qualche numero, 3 anni di studio, 3 anni di durata, in cui prevediamo più di 160 ore di formazione, e in cui consigliamo fortemente di passare 6 mesi all'estero presso istituti con noi collegati e convenzionati, 100 borse di studio per questo primo ciclo e oltre 100 professori e ricercatori che seguiranno e supervisioneranno le attività di ricerca. L'organizzazione del corso è un'organizzazione in cui c'è una sede amministrativa che è lo IUS, che fornisce il coordinamento e i servizi amministrativi, ma ci sono le 30 università che ospitano fisicamente i dottorandi, offrendo la supervisione, il team di ricerca all'interno del tema scelto di ricerca e poi le risorse. I dottorandi quindi svolgono la loro attività di ricerca per lo più presso l'università ospitante, ma essendo tutti iscritti studenti del corso di dottorato, frequentano le iniziative comuni organizzate dal dottorato. E l'organizzazione quindi è un'organizzazione costitutivamente a rete, perché non solo le attività di formazione, ma anche le attività di ricerca saranno continuamente, cercheremo continuamente di stimolare e favorire le connessioni. Questa è la rete attuale delle 30 università, vedete 30 università, 80 dipartimenti, 100 e oltre professori e ricercatori, risorse di calcolo condivise, nomino ad esempio il data center che con il finanziamento della Regione Lombardia stiamo costruendo allo IUS proprio per fornire risorse di calcolo a questo dottorato, laboratori e infrastrutture di didattica. La governance è abbastanza complessa, cerca di rappresentare tutti, ma nella sintesi c'è il collegio dei docenti, che è l'organo di solito presente in tutti i dottorati, che però diciamo supportato, guidato da un comitato di coordinamento, a sua volta
riceve la consulenza di un advisory board che rappresenta un international advisory board che rappresenta un po' quelli che noi chiamiamo anche gli stakeholders del mondo, non solo della ricerca ma anche fuori. I curricula, come dicevamo prima, sono 6 curricula che girano tutti a un core research topics, che è quello dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico, e questi 6 curricula sono curricula assolutamente interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari. E vi farò vedere qualche immagine per farvi capire nel concreto che cosa intendiamo per questo. I due pilastri del nostro dottorato sono la formazione, educational, e la ricerca, research programs. Su questi due programmi che fin da subito abbiamo cercato di scrivere a più mani, abbiamo cercato di rappresentare quello che secondo noi poteva essere un modello di formazione e di ricerca. Sul lato della formazione, l'educational program si vede, si sviluppa in 3 livelli. Un livello di formazione comune, quello che noi chiamiamo dimensione orizzontale, un livello di formazione curriculare, ognuno all'interno del proprio curriculum ed è una dimensione verticale, e poi un livello inscindibile, immancabile, inevitabile, disciplinare, perché nonostante le attività si faranno in maniera interdisciplinare, multidisciplinare, essendo ricerca, ogni tema di ricerca si colloca nel contesto internazionale anche all'interno di una disciplina e quindi deve per questo acquisire le competenze per poterlo fare. Questi 3 livelli naturalmente sono rappresentati da diversi eventi che nel corso dei 3 anni vengono organizzati, eventi multidisciplinari, curriculari e quelli che chiamiamo focus and disciplinary events. Sul lato del invece programma di ricerca, la ricerca è sicuramente innanzitutto ispirata al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ed è stata declinata non solo nei 6 curricula che prima vi facevo vedere, ma vede ognuno di questi curricula diviso in aree, sotto aree, diciamo così, di ricerca, riempite proprio dai programmi di ricerca che sono stati iscritti nella fase di espressione di interesse. Sull'aspetto, per darvi un'immagine della multidisciplinarità di cui già questi curricula sono costituiti, vedete che questa è un'immagine che rappresenta la corrispondenza che c'è tra i 6 curricula e, ad esempio, i settori disciplinari dei ERC sectors. Ma da questi settori è possibile vedere come si sono declinate le ricerche, i temi di ricerca di ciascuno delle borse che sono state messe al bando. Questo vi dà un po' già una prima immagine d'insieme di quanto sia complesso anche l'aspetto, il problema che andremo ad affrontare e quindi quanto debba essere complessa la risposta e l'organizzazione che noi dobbiamo avere per questo per studiare il tema. Questa è una visione dei temi di ricerca, borse di studio di quest'anno, divisi tra i 6 curricula, c'è una buona rappresentazione di ciascun curriculum, una buona numerosità, e questa è un'immagine che dà subito l'idea di quanto sia diviso, anche se non in maniera omogenea naturalmente, ma come il ventaglio di tutte le aree CUN del nostro mondo accademico siano rappresentate all'interno del dottorato attraverso i docenti, supervisori, referenti delle borse. Dicevo degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, questo è un'idea di quello che invece è la rappresentazione degli sviluppi sostenibili a cui ciascun tema di ricerca è collegato. In particolare ogni tema di ricerca è collegato almeno a 3 sviluppi, obiettivi di sviluppo sostenibile. Riccardo prima nominava, non si vede nella completezza questa immagine, ma la risposta che abbiamo avuto nel momento in cui è stato pubblicato il bando è stata enorme, nonostante il bando sia stato pubblicato poco più di un mese, 635 candidature provenienti da 82 paesi, un terzo soltanto dall'Italia. Bene, con questo evento, questa inaugurazione, noi diamo inizio formalmente alla espressione di interesse per il prossimo ciclo, il 38esimo ciclo. Proprio su questa dimensione della ciclicità sappiamo che noi la programmazione per il prossimo anno iniziamo a farla proprio ora. L'espressione di interesse per il prossimo ciclo
un po' su, migliorando quella che è stata, che è stato il modello dello scorso ciclo, raccoglierà le proposte di temi di ricerca da parte dei docenti e ricercatori di tutti gli etnei italiani, non solo le università convenzionate. Ci sarà una selezione basata su criteri di qualità scientifica, coerenza con il programma del dottorato nel rispetto chiaramente della diversità e secondo principi di inclusione. E poi cercheremo di accoppiare, linkare queste richieste di attività scientifiche legate ai temi con finanziamenti provenienti da diverse sorgenti, non solo quelle provenienti dal Ministero, ma anche provenienti da enti pubblici e privati. La scadenza sarà il 23 dicembre e si trova già sul nostro sito, e l'idea è quella di utilizzare un po' questo modello che adesso potremmo anche chiamare per hub e spokes, come si chiama adesso nell'ambito del PNRR, in cui noi cerchiamo di convogliare i finanziamenti alla ricerca dal mondo delle imprese private, il mondo degli enti pubblici, del Ministero, e cercare di organizzarlo e distribuirlo nel mondo accademico attraverso la struttura del dottorato che abbiamo tutti quanti messo insieme. Bene. Se volete altre informazioni, il nostro sito è quello e il motto, lo vedete qui, Future is Green, Research is Colorful. Grazie. Grazie, grazie Mario di questa presentazione. Ora do la parola a Roberto Buizza, che non è presente, ma ha mandato, se non sbaglio, un video. Roberto Buizza è professore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è il direttore del centro, il centro sul cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, costituito appunto dalle tre scuole superiori, Normale, Sant'Anna e IUS di Pavia. È una persona che ha dedicato tutta la vita, devo dire, a studiare il tema del cambiamento climatico, è considerato uno dei più grandi esperti al mondo sul tema. Oggi non è potuto essere qui, anche se ha contribuito, devo dire, sempre in tutte le fasi alla realizzazione di questo progetto, però ci ha mandato un video con un suo messaggio, e quindi chiedo di mandare il video del professor Buizza. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, vi parlerò del cambiamento climatico e della sostenibilità. Prima di tutto lasciatemi ringraziare la Ministra Messa per aver fatto sì che questa nuova scuola di dottorato nazionale sui temi di assoluta rilevanza dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico avesse finanziamenti per partire. Grazie mille anche al Rettore Pietrabissa per aver creduto nelle proposte elaborate nel 2019 e nel 2020 all'interno del Centro sul Clima, centro supportato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dall'Istituto Studi Superiori IUS di Pavia e dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Grazie mille anche ai colleghi delle 30 università che hanno creduto a questo progetto. Grazie mille ai colleghi del Comitato di Coordinamento che hanno svolto un lavoro immenso in questi ultimi 12 mesi per riuscire a realizzare il dottorato. E congratulazioni a tutti voi per aver vinto una borsa del dottorato. Vorrei darvi degli spunti di riflessione che spero vi convinceranno che per affrontare i problemi complessi che ci troviamo a dover risolvere oggi, per riuscire a prendere decisioni tenendo conto delle incertezze, occorre applicare un approccio multi ed interdisciplinare. Occorre che persone con conoscenze di eccellenza nel loro settore siano in grado di comprendere aspetti diversi dei problemi e che siano in grado di comunicare e dialogare in team multi ed interdisciplinari. Questo si applica in particolare nel caso dei problemi legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Alcune parole chiavi e delle immagini guideranno queste mie riflessioni. La prima immagine che vediamo ora ci ricorda che il riscaldamento globale che stiamo vivendo è unico. Le evidenze che gli scienziati hanno raccolto ed analizzato confermano che mai, a meno che per eventi catastrofici, la Terra abbia cambiato il suo clima globale così rapidamente, riscaldandosi di circa 1,2 gradi in circa 100 anni. Questa seconda immagine ci ricorda anche
che l'unicità della situazione deriva dal fatto che la concentrazione di gas serra, quale la CO2, continua ad aumentare sempre di più e sempre più velocemente. Nel 2015 la concentrazione ha superato il livello di 400 parti per milione, un valore che la Terra non vedeva da 2,5 milioni di anni, una simile crescita che non mostro si osserva anche per il metano e per altri gas serra. Aumenti che si osservano dall'era industriale, nel 1900 circa, legati all'utilizzo dei combustibili fossili, del carbone, dell'olio combustibile, del metano per produrre energia. Legati anche alle scelte di vita e alle scelte alimentari di alcuni che hanno causato un aumento drastico delle emissioni dovute all'agricoltura e all'allevamento. Purtroppo, malgrado questi siano fatti oggettivi basati su osservazioni, molte persone a livello politico e decisionale continuano a negarli. Uno degli obiettivi di questa scuola di dottorato è di promuovere l'utilizzo di approcci basati su fatti per capire i problemi ed individuare le soluzioni. La seconda parola che voglio su cui voglio fermarmi è estremi. Estremi perché sono gli estremi a causare gli impatti più devastanti del cambiamento climatico. Sono le ondate di calore, le alluvioni, gli uragani e le tempeste di vento a causare danni e le morti. Il cambiamento climatico purtroppo li sta rendendo più frequenti e più intensi. Essere a conoscenza e tener conto di questo fatto è essenziale per pianificare il futuro, per definire quale strategia seguire, ad esempio, per proteggere il territorio e per garantire la salute dei cittadini. Capire come sono cambiate e varieranno le statistiche degli estremi è essenziale per capire come evolveranno, ad esempio, i fenomeni di migrazione, che già oggi stanno causando enorme tensione tra gli Stati, in particolare in Europa e nella regione mediterranea. Affrontare il problema del cambiamento climatico e della sostenibilità richiede una trasformazione del modo in cui viviamo. Questa foto di Tokyo del 2015 vuole sottolineare il ruolo fondamentale delle città nel creare e risolvere problemi. Dal 1960 ad oggi, la popolazione che vive nelle città è salita da 1 a 4 miliardi, dal 33 al 56% della popolazione totale. Le città consumano circa il 78% dell'energia mondiale e producono circa il 60% delle emissioni di gas serra. Una delle sfide che dobbiamo affrontare è ridisegnare città come Tokyo, in zone urbane che necessitano di meno energia, dove l'energia è prodotta con tecnologie verdi e dove il trasporto attivo è sufficiente per recarsi al lavoro, per studiare, per andare in palestra o andare a sentire concerti, dove il cibo viene prodotto con agricoltura a quasi chilometro zero, se non a chilometro zero. Se riuscissimo in questo ridisegno delle zone urbane, avremmo risolto circa il 60% del problema e saremmo riusciti a controllare il riscaldamento globale. La trasformazione deve ambire a rendere il mondo più giusto. Chi soffre a causa del cambiamento climatico sono molto i paesi che meno hanno contribuito al problema. Paradossalmente sono spesso i paesi che hanno beneficiato di più dell'uso dei combustibili fossili, che sono contrari ad azioni concrete ed immediate per ridurre il loro uso. Uno dei temi su cui vorrei lavorassimo assieme in gruppi interdisciplinari è proprio questo, quello della giustizia climatica e sociale. Come possiamo garantire che la decarbonizzazione renda la distribuzione delle ricchezze più equa e dia la possibilità a tutti, soprattutto ai più deboli, di vivere e vivere meglio? Vorrei che riuscissimo a contribuire alla ricerca di risposte che tengano conto sia degli aspetti economico-sociali che di quelli tecnico-scientifici, di giustizia, di diritto. La trasformazione deve ambire alla sostenibilità ambientale. Come fare affinché il cibo, gli oggetti di cui abbiamo bisogno, l'energia di cui abbiamo bisogno per vivere, possano essere prodotti in maniera sostenibile? Come possiamo fare a che questo avvenga ovunque nel mondo, così che nessuno debba rischiare la vita cercando di attraversare il Mediterraneo su un gommone?
Dobbiamo individuare ed implementare strategie di investimento che soddisfino la domanda, tenendo però conto del cambiamento climatico. Dobbiamo ripensare a come e dove generare ciò di cui 10 miliardi di persone avranno bisogno in modo sostenibile. Il riciclo deve diventare parte integrale dei processi produttivi. Alla sostenibilità ambientale occorre accoppiare la sostenibilità sociale. Siamo arrivati a quasi 7,9 miliardi di persone e supereremo i 10 miliardi alla fine, verso la metà del secolo. La trasformazione deve tenere conto che ognuno ha diritto ad avere accesso all'energia necessaria per vivere ed aumentare la qualità della vita. Come garantire questo diritto? Mentre ridisegniamo tutti i processi di produzione energetica, l'industria, l'agricoltura e il trasporto? Penso che se la generazione futura di politici e amministratori delegati avrà conoscenze sufficienti per comprendere gli aspetti principali del cambiamento climatico e della sostenibilità, quali siano le sue cause e quali possono essere le soluzioni reali, riuscirà più facilmente a decidere come trasformare il mondo in cui viviamo. Parallelamente, credo che se la generazione futura di tecnici, scienziati ed ingegneri avrà conoscenze legali, filosofiche e sociali, riuscirà ad implementare soluzioni più giuste, grazie al fatto che nel risolvere i problemi complessi che dovrà affrontare, avrà curato quegli aspetti essenziali che oggi non vengono a volte presi in considerazione. Avere la capacità di comunicare con chi ha un retroterra e conoscenze diverse, chi viene da culture diverse o da generazioni diverse, è un altro aspetto necessario per riuscire ad individuare le soluzioni giuste e ad implementarle. Per convincere tutti che delle trasformazioni radicali sono necessarie per risolvere problemi quali il cambiamento climatico, dobbiamo essere in grado di comunicare concetti complessi con parole comprensibili da chi ci ascolta. Dobbiamo utilizzare mezzi nuovi. Il corso di dottorato offrirà la possibilità di sviluppare queste capacità attraverso lavori inter e multidisciplinari che vedranno tutti gli studenti del PhD lavorare assieme. Una comunicazione efficace può portare al dialogo necessario che convince tutti gli attori a trovare assieme le soluzioni migliori. Queste immagini vengono da COP26. Uno dei suoi fallimenti maggiori è stato non essere riuscita a creare un dialogo tra chi stava dentro il recinto di sicurezza e chi stava fuori, tra le due generazioni, tra i giovani che da una parte spingono per un cambiamento immediato radicale e i politici e decision makers dall'altra parte, che influenzati dai poteri forti, dalle lobby, invitati alle discussioni, parlano solo di obiettivi vaghi e lontani ed evitano di prendere le misure necessarie per controllare il riscaldamento. Se non si riesce ad instaurare un dialogo effettivo tra le due generazioni, tra tutti i paesi, sarà impossibile trovare soluzioni condivisibili. La conoscenza ci ha permesso di evolvere e ci permetterà di risolvere e di trovare le soluzioni ai problemi che stiamo e dobbiamo affrontare. Penso ad esempio a COVID-19. Il percorso che abbiamo pensato per questo dottorato è prima di tutto di dare ad ogni singola persona la possibilità di affrontare e di approfondire la conoscenza negli aspetti che più la interessano. Di fatto ognuno di voi è inquadrato in un curriculum di studi con un tema principale. Ma vogliamo andare oltre e creare opportunità per ampliare le proprie conoscenze anche in altri campi. Vogliamo creare delle possibilità che persone con conoscenze di spicco in settori diversi possano lavorare assieme per risolvere problemi complessi, quali quelli legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità. La vita ed il lavoro post-PhD per la maggior parte delle persone sarà esattamente così. Per progredire ulteriormente dovremo essere pronti a questo, a comunicare, dialogare con esperti che hanno altre sensibilità, altre conoscenze. Solo con la conoscenza possiamo ambire a risolvere problemi complessi.
quali il cambiamento climatico. Per progredire, per lasciare un mondo sostenibile e più giusto alle generazioni future, dobbiamo imparare a risolvere problemi complessi. Il corpo umano è un problema complesso, così come sono le città o il sistema Terra. Lo sviluppo e la propagazione di pandemie, come quella di Covid-19, sono problemi complessi. Credo che saranno le persone con competenze di eccellenza in settori specifici, però accoppiata ad una conoscenza ampia in altri settori. Persone in grado di comunicare e dialogare con esperti di altre aree, che troveranno come garantire un futuro più giusto e sostenibile. La conoscenza ci può anche aiutare a prendere decisioni, malgrado ci siano a volte delle enormi incertezze. Non possiamo ignorare l'incertezza, anzi, dobbiamo stimarla applicando le conoscenze che abbiamo e trovare il modo di ridurla. Ad esempio, riuscire a stimare e ridurre l'incertezza delle previsioni di come evolverà la popolazione mondiale o il clima, o come evolverà la salute mondiale, penso a Covid-19 di nuovo, ci aiuterebbe ad individuare le strategie migliori per adattarci e trasformare il modo in cui viviamo. Anche nelle stime delle incertezze, la mia esperienza mi dice che si fanno progressi più veloci se si riesce a far lavorare assieme persone con diverse competenze, che sono in grado di studiare e risolvere problemi in modi diversi e comunicare tra di loro. L'applicazione della conoscenza, lo sviluppo di modelli realistici, ci possono aiutare a trovare soluzioni sostenibili e giuste per mitigare e adattarci al cambiamento climatico. Soluzioni che non escludano nessuno, ma anzi aiutino i meno fortunati, chi già subisce i danni causati dal cambiamento climatico a cui non ha contribuito. Vorrei che noi riuscissimo a dare il nostro contributo. Credo che sia possibile trasformare il modo in cui viviamo e creare una società sostenibile più giusta, e che si possa trovare il modo per controllare il cambiamento climatico. Il PhD sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico è uno strumento a nostra disposizione per appunto dare il nostro contributo e fare dei passi avanti. Il successo di questo cammino dipende da tutti noi. Dipende da come saremo disposti a metterci in gioco ed utilizzare al meglio le risorse che, grazie ai lavori della Ministra Messa, del Rettore Pietrabissa, delle 30 università, dei colleghi del Comitato di Coordinamento Nazionale, abbiamo a nostra disposizione. Chiudo dicendo, ricordandovi il famoso motto latino, per aspera ad astra. Grazie mille, buon lavoro a tutti e a presto. Grazie, grazie, ringrazio io Roberto per questo scenario, devo dire, molto, molto puntuale, che racconta un po' la complessità. Ora invito la professoressa Patrizia Lombardi come presidente della RUS, però devo dire anche come persona che ha dato certamente un grande contributo proprio nei momenti di avvio di questa iniziativa. Le sono molto grato per tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Patrizia. Grazie, sono io che sono grata a voi come Presidente della Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, per essere riusciti a realizzare il primo dottorato nazionale su sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. Grazie, grazie a tutte le università, grazie ai promotori, grazie per averci creduto e grazie a tutti voi per essere qui presenti. Veramente un'emozione importante. Io ho preparato alcune slide che spero funzionino, giusto per entrare nell'ottica della condivisione del nostro modo di pensare e del perché questo sostegno. A cominciare dal fatto che
il cambiamento climatico è parte ormai del nostro vissuto. In questo video che mi piace proporre a ogni presentazione perché sintetizza molto bene quello che altri colleghi hanno già esplicitato in apertura, la difficoltà, la criticità del mondo e dell'epoca in cui viviamo, che già un precedente premio Nobel ha denominato antropocene, perché per la prima volta l'uomo con la propria attività umana ha impattato pesantemente sui cicli della natura, addirittura stravolgendoli. Ma vedete che anche l'uomo è sempre l'artefice dell'innovazione, del progresso tecnologico, e questo progresso tecnologico che rende anche possibile il nostro benessere. Un progresso che va però capito e delineato all'interno di questo contesto di contraddizione. Per questo ho voluto riportare una frase che il Nobel nostro recente Parisi ha recentemente realizzato all'interno dell'apertura dell'anno accademico, dell'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza, in cui mette in evidenza come mai come oggi le università svolgono un ruolo importante proprio nella connessione tra scienza e società, nella connessione tra i saperi e su un ripensamento degli stessi. È veramente importante, forse è meglio leggerlo, uno dei compiti fondamentali dell'università è fornire una riflessione integrata su dove stia andando la scienza. Le varie discipline che la compongono, comprese naturalmente quelle umanistiche e sociali. Bisogna soffermarsi sui rapporti sociali, sui rapporti reciproci tra scienza e società, su come il progresso scientifico influenzi nel bene e nel male la nostra vita e su come le esigenze della società condizionino lo sviluppo delle tecnologie e in ultima analisi della ricerca scientifica. Io credo che questo sia molto alla base anche di quanto ci aspettiamo da questo percorso innovativo che riguarda appunto questo dottorato, perché come è evidente dai dati non c'è ancora stato il disaccoppiamento tra crescita e benessere economico, ricchezza, e dall'altra parte l'impatto, la pressione che l'ambiente subisce e quindi l'estrazione di continue materie prime e così anche la crisi climatica. Questo si vede bene dalla interrelazione che queste curve hanno e dalla seconda rivoluzione industriale tutto ciò continua ad essere purtroppo molto molto presente e di conseguenza la criticità che stiamo vivendo è proprio frutto anche di questo ed è anche per questo che sono stati messi a punto la definizione dei nove limiti planetari, perché da 72 sappiamo che ci sono limiti di sviluppo, ma sono anche stati definiti ben precisamente questi limiti e quattro di questi sono ormai compromessi, compresa la biodiversità, compreso il cambiamento climatico, e stiamo consumando appunto le risorse di due pianeti, stiamo arrivando a questa contraddizione. Dobbiamo accelerare il nostro contributo, il nostro impegno verso una decarbonizzazione. L'Italia sta facendo dei progressi, ma non sta facendo abbastanza. E l'Europa, che vuole essere il primo continente carbon neutral, ha addirittura indicato una sfida più grande. E su questa sfida del meno 55% che dobbiamo puntare. E proprio questo è un elemento che dobbiamo tenere
come sfondo all'interno di questa nostra costruzione di sapere. Perché l'educazione, la conoscenza, è stato detto in precedenza, la comprensione dei problemi sono la chiave per cambiare questa traiettoria di contraddizione e di insostenibilità in cui ci siamo infilati proprio dalla seconda industrializzazione in avanti. E perché questa scienza sia alla base della conoscenza e quindi delle scelte politiche, dell'agenda politica, è stato detto in precedenza e qui lo vogliamo ribadire. Ci aspettiamo questo, ci aspettiamo tanto e non siamo stati capaci fino adesso. È necessaria questo impegno e anche questa nuova costruzione di conoscenza che chiamiamo appunto transdisciplinare perché è nuova. In questo senso, in questa occasione, purtroppo ci sono anche delle criticità forti proprio sul tema dell'educazione, perché l'Italia sta perdendo sempre più posizioni. Qui sono indicati alcuni indicatori che segnano danno riferimenti alla necessità di inserire insieme alla transizione ecologica anche quella sociale, il coefficiente DESI è sempre più in crescita e il Covid l'ho ancora più esplicitato, il coefficiente che misura la ingiustizia sociale, che misura le differenze, che misura la povertà. E nello stesso tempo anche la transizione che è stata anche citata digitale come supporto, in realtà può e deve accelerare questa transizione. Purtroppo anche su questo continuiamo a perdere posizioni, non ce la facciamo, abbiamo bisogno di cambiare. Oggi è una giornata di cambiamento, ci aspettiamo tanto, lo ripeto, ci aspettiamo tanto perché questa cultura nuova deve permeare il sapere del futuro, del presente e del futuro, delle nostre università, delle case in cui siamo cresciuti. All'interno di queste, con la necessità di essere cooperativi e costruire insieme. La rete è nata con questa idea, è nata con l'idea, con l'evidenza che stavamo facendo troppo poco. Nel 2013, in maniera così bottom up, 7 università si sono trovate a Ecomondo, hanno iniziato a ritrovarsi, a scambiarsi buone pratiche, abbiamo iniziato con la mobilità, l'energia, con temi molto concreti, come fare sì che anche i nostri campus, che le nostre università, le nostre case possano essere modello di riferimento, non lo eravamo. E poi nel 2015 con l'Agenda 2030 abbiamo portato questa attenzione, la CRUI, la Conferenza dei Rettori ci ha creduto e ha istituzionalizzato la rete, una rete che adesso ha 80 atenei collegati che discutono sui temi appunto che sono cruciali per l'Agenda 2030, ma soprattutto per creare un impatto sulla società. E in questo i gruppi di lavoro, con riferimento ad una grande partnership di soggetti che sposano questa stessa idea, lavorano insieme e portano dei contributi importanti sui diversi ambiti di attività. Qui sono segnati l'Agenda 2030 con i diversi goal e come nell'ultima mappatura che abbiamo fatto le università stiano portando attenzione su questi temi. Un importante tassello è stato il manifesto, il patto dei rettori nel 2017 in uno degli ultimi incontri dei magnifici rettori che c'è stato a Udine e nell'ambito del quale la Russa ha fatto un po' da suscerpa e ha portato all'evidenza anche delle dichiarazioni. Vogliamo essere università aperte al territorio, a supporto delle comunità,
coprogettiamo insieme la conoscenza, coprogettiamo insieme alle aziende del territorio e anche a livello nazionale e internazionale. In questo senso ci siamo battuti, adesso anche l'agenzia per la valutazione della qualità della ricerca ha inserito l'Agenda 2030 come elemento di riferimento e insieme ad altri soggetti abbiamo provato a lavorare anche sul tema della, della costruzione delle opportunità interne alle università. Le università sono cresciute dal 2015 ad oggi anche con questa opportunità di condivisione di rete. È cresciuta la consapevolezza, entra il principio dello sviluppo sostenibile negli statuti e nei piani strategici, addirittura raddoppiano queste e raddoppiano anche gli uffici che sono dedicati allo sviluppo sostenibile all'interno delle università, uffici che chiaramente portano consapevolezza e portano policy a livello locale. Quindi cresce la consapevolezza e anche la condivisione. Nello stesso tempo sul tema educazione un tavolo che è stato coordinato da Enrico Giovannini, ricordava il rettore Pietrabissa quanto questo fosse sentito, il tema della etica, della formazione dei formatori, il tema dell'upskilling, reskilling, quindi della formazione permanente, il tema della opportunità appunto di condivisioni e di costruzioni di nuovi approcci educativi che consentano la transdisciplinarietà all'interno dei nostri, delle nostre classi e delle nostre scuole. Questi sono alcuni esempi di attività formativa realizzate negli anni con anche una cadenza annuale, per esempio la Summer School che realizziamo ogni anno con l'Università di Siena, anche Enel Foundation, sempre parte delle nostre attività insieme anche all'ASVIS che recentemente ha lanciato anche delle scuole proprio per i territori, per le amministrazioni locali. E insieme al commissario generale Glisenti abbiamo portato anche alla realizzazione di hackathon di accompagnamento per questa esposizione universale che c'è a Dubai al momento, è in corso e dove faremo sentire la voce delle università e soprattutto degli studenti e quindi dei giovani nella urgenza verso la realizzazione di queste transizioni che poi in realtà sono un'unica transizione. Quindi vi ringrazio anche per l'opportunità di questa condivisione di conoscenza. Grazie ancora. Grazie Patrizia, grazie alla professoressa Lombardi, anche perché l'entusiasmo con cui lei ci parla è sempre secondo me un punto molto importante su questi temi. Dico semplicemente che questa cosa di Dubai ci sarà il giorno 15 di dicembre nell'ambito di una missione congiunta Ministero e Conferenza dei Rettori. Ci sarà un evento organizzato congiuntamente in cui io presenterò il dottorato nazionale nell'ambito dell'Expo. Do ora la parola a Pierluigi Stefanini, che è l'attuale portavoce di ASVIS. ASVIS, come ho detto prima, è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e quando è nato il dottorato il portavoce era Enrico Giovannini che, come vi ho detto, ha molto sostenuto, quindi ASVIS è certamente uno dei mattoni su cui è stato costruito il nostro dottorato. Dottor Stefanini, credo che lei sia... Grazie, buonasera, sì, mi dispiace non essere lì con voi in questo luogo così importante del nostro paese, grazie per l'invito e complimenti per questo progetto che state realizzando davvero di grande qualità e prestigio per il nostro paese, per il futuro che dobbiamo insieme costruire. Sì, lei lo ha ricordato, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è sorta più di 5 anni fa con l'impulso principale di Enrico Giovannini e insieme abbiamo costruito questo cammino, questo percorso che ci ha portato fin qui. L'obiettivo che ci ha mosso allora era quello di raccogliere le indicazioni che
l'agenda 2030 che l'ONU approvò nel settembre del 2015 ci poneva, cioè ci deve essere un ruolo delle istituzioni, ci deve essere il ruolo delle imprese, ma ci deve essere il ruolo fondamentale della società civile. E dunque noi ci mobilitammo allora, oggi siamo oltre 320 aderenti in diversi luoghi, ambiti, attività del nostro paese, e quindi un primo risultato importante, credo lo possiamo dirlo, l'abbiamo raggiunto. Peraltro voglio ricordare subito, perché questo mi sembra un elemento importante da sottolineare, che quando fu approvata a settembre del 2015 l'agenda 2030, qualche mese prima fu pubblicata l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. E in quell'enciclica Papa Francesco sottolineava un concetto che a me sembra di straordinaria attualità ed è un elemento che poi credo abbia ispirato anche diversi paesi. Lui parlò allora di ecologia integrale. Ci deve essere la difesa dell'ambiente, ci deve essere giustizia sociale e ci deve essere valorizzazione delle culture. Questo mi sembra che sia una sintesi molto efficace che dobbiamo portare con noi e soprattutto cercare nel nostro lavoro, nel nostro impegno di promuovere e di sostenere. Dicevo, mobilitare la società civile, essere un soggetto che cerca di, come dire, da un lato di creare sensibilità, attenzione, conoscenza e impegno sui temi dell'Agenda 2030, dall'altro favorire anche processi evolutivi nel campo delle istituzioni, ad esempio, ma tornerò su questo punto perché è un punto fondamentale naturalmente. Così come il nostro lavoro cerca di essere utile nella direzione che l'agenda ci invita e ci propone di fare, con un approccio, a proposito di multidisciplinarità, lo vorrei sottolineare, con un approccio che deve essere integrato, e cioè deve considerare il fatto appunto che siamo, come dire, connessi, interconnessi, collegati e che tutti i temi si tengono a tutti i livelli. Dobbiamo essere nelle condizioni di favorire processi partecipativi della società, dei cittadini, delle imprese, di tutti i soggetti che contribuiscono alla vita del nostro pianeta, e dobbiamo farlo con un approccio universale, cioè sapere bene che le interrelazioni su scala globale, come abbiamo sentito fino ad ora anche nei bellissimi interventi che mi hanno preceduto, la dimensione universale è un aspetto altrettanto fondamentale. Così come vorrei dire, è stato citato da voi all'inizio e l'ho trovato molto opportuno, il lavoro che fece all'inizio degli anni 70 il Club di Roma, al di là degli esiti dell'analisi che allora fu prodotta, a me piace sottolineare un aspetto fondamentale. Quel tipo di approccio, di ricerca e di lavoro di grande spessore scientifico aveva in sé un elemento che oggi dobbiamo considerare altrettanto importante, cioè una visione lungimirante. Allora, coloro che lavorarono in quella direzione, con gli studi che fecero, avevano un traguardo lungo, no? Se ci pensate. Dunque noi oggi, non a caso, stiamo parlando del 2050 per riuscire ad arrivare a emissioni zero, ma dobbiamo avere appunto questo respiro e questa visione lunga. E il lavoro di ricerca, di approfondimento, di didattica, di studio che le università possono mettere in campo, da questo punto di vista è davvero di straordinario valore. E due considerazioni finali. La prima, parlavo di interventi che vogliamo promuovere, stiamo promuovendo nei confronti delle istituzioni. Vorrei sottolineare un aspetto che considero importante. Il rettore, lei, il professor Pietrabisa, prima sottolineava la responsabilità generazionale. Allora, ci auguriamo, ma dovrebbe essere ormai alla conclusione, l'iter parlamentare a gennaio alla Camera dovrebbe essere approvata in seconda lettura la modifica della Costituzione. E badate bene, in 70 anni o poco più di 70 anni è la prima volta che si cambia la parte principale della Costituzione, introducendo il concetto di sviluppo sostenibile, introducendo il concetto di giustizia intergenerazionale, che è un elemento decisivo, no? Che, diciamo così, è l'elemento portante della lettura e della base stessa dello sviluppo sostenibile. Cosa può fare ASLIS per finire? Può collaborare con voi nelle forme che andremo a definire nell'avvio del vostro progetto. Stiamo già operando in varie direzioni attraverso il supporto, la collaborazione, non solo con la RUS, che per noi è un punto qualificante. Ringrazio la professoressa Patrizia Lombardi per il lavoro magnifico che sta facendo e di piena collaborazione anche con la nostra alleanza,
Lo stiamo facendo con un protocollo che abbiamo dal 2016 con il Ministero della Scuola per favorire soprattutto la formazione dei formatori, sottolineo, come elemento fondamentale per inserire sempre di più in tutte le attività didattiche i contenuti e l'approccio e la visione che l'Agenda 2030 ci mette a disposizione, così come stiamo lavorando, in questo caso anche voglio ringraziare la Fondazione Enel, anch'io, perché c'è in essere una collaborazione molto importante su alcune scuole di alto livello, a partire da quella che è in essere con l'Università di Siena, la Scuola di Milano. Stiamo promuovendo un'attività educativa rivolta alle regioni e agli enti territoriali, anche questo un altro fronte estremamente importante. Insomma, per concludere voglio dire che noi ci siamo e vogliamo appunto contribuire a questo cambiamento, a questa trasformazione, a questa, peraltro condivido le sottolineature fatte, dobbiamo essere consapevoli che i processi vanno accelerati, non c'è più tempo da perdere, dobbiamo aumentare il grado di programmazione, di elaborazione, di individuazione delle soluzioni e farlo con la, ecco, ultimo aspetto, la multidisciplinarità. È importante trasferire, trasmettere, favorire una consapevolezza sull'importanza che ha la condivisione, che ha la collaborazione, che ha la cooperazione. Capisco bene che è difficile identificare questi concetti in un'unica disciplina, proprio per questo, no, dobbiamo avere questa abilità, questa disponibilità, questa sensibilità per favorire, a partire dai più giovani che sono il nostro futuro, questa attenzione, questo modo di essere. Se faremo questo daremo un contributo importante, fondamentale al futuro sostenibile di noi tutti e soprattutto di chi verrà dopo di noi. Grazie e buone cose. Grazie, grazie dottor Stefanini, penso e spero vivamente che con ASVIS faremo un bel percorso insieme su questi temi. Invito ora il dottor Papa, Carlo Papa, che è qui come Managing Director della Fondazione Enel, che come ho detto prima è stato il primo soggetto privato, lasciami dire, che ha voluto dare un segnale forte di sostegno al dottorato e aspettiamo anche che la Fondazione Enel sia un traino per altre imprese che vorranno investire e collaborare con noi. Grazie, Carlo. Grazie mille. E intanto grazie per l'invito, grazie ai Lincei per averci ospitato, noi siamo amici dei Lincei di nome e di fatto, quindi abbiamo una consuetudine, siamo fortunati in queste stanze. Visto che il pomeriggio sta diventando difficile anche per uno studente di PhD che si appresta ad affrontare i prossimi 3 anni di studio, dirò solamente 3 cose. E la prima è un ringraziamento per il miracolo che hai fatto tu, che avete fatto tutti i colleghi per mettere in piedi questa cosa che è un'unicità a livello mondiale, da quello che noi sappiamo e sono le mie conoscenze, quindi benvenga a presentarla all'Expo, perché affrontare in maniera coordinata tra le università il tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità non è certamente una cosa comune in giro per il mondo. Quindi oggi dobbiamo essere più che mai fieri di essere italiani, fieri di aver contribuito e di studiare in questo dottorato. La seconda cosa che volevo dire è un auspicio, perché è importante, adesso sta sulle vostre spalle, guardo soprattutto agli studenti e ai professori che li seguiranno, avviare un dibattito che chiaramente spieghi alle imprese, spieghi all'interno delle università, alla signora Maria, mia mamma, che la sostenibilità è il nostro obiettivo, abbiamo bisogno certamente che in questo mondo la ricchezza venga distribuita in maniera più equa e in maniera più giusta, ed è l'obiettivo. E poi abbiamo il tema del cambiamento climatico, che come tutti sapete meglio di me in questa stanza, ma alle volte percepito non esattamente fuori da questa stanza, è il limite che di fatto ci siamo imposti con la nostra attività dell'ultimo secolo. Quindi è estremamente importante che queste idee, questo diciamo, dottorato si trasformi in brevetti, si trasformi in soluzioni, si trasformi in stimolo al dibattito pubblico, perché è essenziale, essenzialmente il ruolo che noi vediamo svolgere agli studenti di dottorato e al dottorato in generale. La terza cosa che vorrei dire è una promessa, e noi come abbiamo detto al Rettore siamo molto molto convinti che questo dottorato sia uno strumento vincente per avanzare nel percorso della sostenibilità e dell'equa distribuzione della ricchezza, ma siamo anche molto disponibili ad essere al vostro fianco, al fianco degli studenti,
non solo quando sceglierete la tesi di dottorato, ma quando vorrete approfondire uno degli argomenti nel percorso di 3 anni, quando vorrete selezionare il paese in cui essere ospitati per studiare all'estero, perché dalle vostre ricerche, dalle vostre tesi di dottorato, auspichiamo, speriamo e ne sono abbastanza certo che nasceranno soluzioni che si possono implementare nell'impresa, nel nostro paese e in giro per il mondo. Quindi grazie molte, e qui ci sono in sala sostanzialmente un nutrito gruppo di miei colleghi, comunque noi siamo rintracciabili su LinkedIn e io personalmente, per chi si volesse connettere e iniziare a ragionare fin d'ora di quelle che possono essere l'impostazione non solo accademica del dottorato, ma l'impostazione per arrivare a degli outcome della ricerca interessanti, noi ci siamo, possiamo aiutare con le nostre piccole forze e competenze e quindi auspichiamo una collaborazione sempre migliore. Grazie mille. Grazie, grazie Carlo. Grazie Carlo. Invito ora Marcella Gargano. Marcella Gargano è il direttore generale dell'Università del Ministero, devo dire è qui certamente in questa veste, però in questi anni anche lei è stata persona che, diciamo, ci siamo sentiti tante volte con Marcella per tanti motivi e ha dato certamente un contributo importante e quindi confido che continuerà a darlo su questa iniziativa assolutamente fondamentale per noi, ma credo anche per il Ministero. Marcella. Grazie Riccardo e buon pomeriggio a tutti. Un caloroso ringraziamento a chi ci ospita. E sono molto compiaciuta di vedere una platea poco abituée, sono stata diverse volte qui a vostri convegni e quando sono entrate ho visto due delle vostre aule piene di giovani, mi ha, come diceva prima, entusiasmato. E, poiché credo che le cose non capitino a caso e sostituisco indegnamente la ministra del Ministero della Ricerca, la professoressa Missa, che come vi diceva il professor Pietra Bissa è ancora impegnata nel Consiglio dei Ministri e che vi porta i suoi saluti e che ha seguito tanto da vicino questo progetto del dottorato nazionale. Dicevo, le cose non capitano mai a caso perché io ero nelle stanze del Ministero quando il 19 dicembre, ho trovato la lettera, del 2019 partiva il progetto dei due dottorati nazionali e quindi quello che vi diceva prima il professor Pietra Bissa, quindi quello che oggi viene presentato, e l'altro sono due cordate in pratica, e per rubare, come dire, un po' di slang al mondo privato, l'altro sull'intelligenza artificiale guidata dall'Università di Pisa. E quindi ricordo, dopo pochi giorni il ministro cambiò, perché noi purtroppo cambiamo repentinamente ministri, io in 10 anni al Ministero dell'Università della Ricerca ne ho visti 10. E fortunatamente sono, perché poi si sono sdoppiati, cioè eravamo un ministero unico, poi si sono sdoppiati in due ministeri e quindi lì hanno raddoppiato. E io ho lavorato 10 anni in ufficio di gabinetto e quindi quando furono firmati queste due note ero lì quando il ministro, appunto pro tempore, come ricordava prima il professor Pietra Bissa, quindi il ministro Fioramonti, persuaso dalla bontà del progetto, decise di destinare quasi in realtà 8 milioni, perché erano 7 milioni e 750, diviso 2, quindi uno al dottorato presentato oggi e l'altro a quello dell'intelligenza artificiale. E quindi ecco, la vedo un po' come una chiusura di un cerchio, apertura di un altro, essere anche, come dire, oggi qui. E il fatto che si siano avvicendati due ministri dopo quando la partenza di questo progetto e il fatto che entrambi i ministri successivi, e parliamo di Gaetano Manfredi e Maria Cristina Messa, quindi due profondi conoscitori del sistema dell'Università della Ricerca, abbiano protetto e portato avanti questo progetto, significa che è un progetto che ha dimostrato di valere. E come vi diceva prima il professor Pietra Bissa e il professor Martina, è stato anche un esperimento per il Ministero, perché io poi l'ho seguito, perché da un anno appunto sono passata alla direzione per università e quindi mi è toccato poi seguirlo anche a livello proprio di costruzione del progetto.
con un regolamento del dottorato che è quello del 2000, il numero 45 del 2013, e che quindi allora non prevedeva un progetto come quello. E quindi diciamo che questo progetto secondo me è stato un po' un precursore di quello che necessariamente deve essere il corso di dottorato. Infatti, non a caso, nel nuovo regolamento che abbiamo scritto, sul quale ci siamo confrontati con il sistema universitario e che sul quale si è espresso il Consiglio di Stato, io ho letto sabato pomeriggio il parere tutto positivo, anche con dei suggerimenti di monitoraggio dell'impatto del nuovo regolamento, ha fatto propri. E quindi c'è proprio un articolo destinato al dottorato nazionale. Quindi diciamo che ci avete visto lungo, ci avete visto bene, vista le adesioni e i numeri che dopo vi chiedo, perché io ho seguito fino alla partenza, però poi tutta la fase poi ci è utile, e che quindi sarà una strada poi di non più di sperimentazione, ma ci auspichiamo naturale per quante altre università vogliono ed enti di ricerca, perché è importantissima questa collaborazione tra università ed enti di ricerca, vogliono sulla quale vogliono quindi misurarsi nel prossimo ciclo di dottorato. E io ci sono diverse cose che avete citato, io ho preso appunti, avendomi appunto detto mezz'ora prima di venire non avevo un mio intervento, però ho preso degli appunti perché c'è un filo in tutto quello che i vostri interventi hanno reso. E innanzitutto, come diceva il professor Roncaglia, l'interdisciplinarità. L'interdisciplinarità, io ricordo che nel nuovo testo che stiamo scrivendo, voi non lo conoscete perché ancora non è pubblico, appunto il Consiglio di Stato l'ha reso il parere la settimana scorsa, ricordo che c'è stato tutto un dibattito sulla previsione all'interno, io ce l'ho qui la bozza, che dice di formazione interdisciplinare e multidisciplinare, quindi c'è proprio, come dire, anche formalmente, poi c'era qualcuno che voleva mettere anche transdisciplinare, e in realtà, ecco, forse facciamo ancora in tempo a inserirlo, no, perché il ministro deve ancora firmarlo, quindi mi sembra che sia, come dire, una declinazione, come dire, non solamente formale ma assolutamente necessaria, visto la direzione dove deve tendere per comprendere tutta la complessità di cui c'è necessario il corso di dottorato. E questo è proprio previsto come requisito necessario per l'accreditamento dei corsi, quindi non se è interdisciplinare, se è multidisciplinare è meglio, no, cioè lo deve proprio essere il corso di dottorato per essere accreditato. Quindi abbiamo, come dire, accolto, recepito nel futuro regolamento questo concetto. L'altro concetto è quello della rete, che poi ha richiamato il professor Pietrabissa, e in un momento come quello storico nel quale ci troviamo a vivere, di grosse come di crisi e grosse complessità, ma anche di grandi opportunità, è importante che il sistema dell'università e della ricerca, e ricerca, appunto mi riferisco alla ricerca che si fa nelle università e negli enti di ricerca, si metta a lavorare insieme con degli obiettivi condivisi. Altrimenti si rischia di, in un momento nel quale abbiamo da attuare gli obiettivi, come dire, non così semplici, no? Non così banali, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, io ormai lo cito così perché da quando il Presidente Mattarella ha detto che va citato così, io non dico più PNRR, quindi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci chiede, ecco, dobbiamo rispondere. E poi perché il sistema dell'università e della ricerca ha un dovere morale in questo momento complesso non da poco. Lo ha ricordato prima la professoressa, cioè in un momento dove sono tutte strettamente interconnesse le dinamiche, non è possibile pensare ognuno per la propria disciplina, per, come dire, il proprio gruppo di ricerca, e il Covid appunto ce lo ha dimostrato. E su questo, ecco, anche il Ministero sta cercando,
stiamo infatti facendo uno studio già molto avanzato sulla questione della revisione dei settori scientifico-disciplinari, sta lavorando per offrire poi anche concretamente al sistema di università di ricerca gli strumenti per fare in modo che anche i corsi di laurea possano quindi essere costruiti con la flessibilità che è necessaria per poter rendere insegnamenti di questo genere, che anche poi il reclutamento dei professori possa essere fatto, come dire, in maniera non più sui settori come concorsuali, vedo qualcuno che è esasperato, dice so di che cosa parlate, e quindi ecco, stiamo lavorando anche in questa direzione. E poi c'è il tema che anche viene toccato che mi è piaciuto molto, lo avete detto, ho detto più soppia da Bisa, del metodo e dei dati. Cioè, questo è un altro aspetto che credo che la comunità accademica, la comunità scientifica abbia il dovere di difendere. Io l'ho visto, aver lavorato come dire, vicino a diversi ministri in questi anni, che è fondamentale aiutare i decisori politici con dei dati scientifici che sono quelli. E quindi noi abbiamo il dovere di costruire questi dati in maniera responsabile. Non è possibile che si costruiscano, perché poi le dinamiche sono molto più, come dire, concitate. Durante la legge di bilancio i ministri dicono io voglio fare questa cosa, e come faccio? Allora, noi abbiamo la responsabilità, io parlo da dirigente dello Stato, di dare ai decisori politici, e qui c'è una comunità scientifica che altrettanto quindi ha questa responsabilità, di dare a chi poi ha a sua volta la responsabilità della decisione una set di dati e di informazioni che sono oggettive, che sono certe, e spiegando gli effetti che derivano da alcune dinamiche. Perché non si decide, come dire, con la pancia, non si decide con l'istinto, si decide, chi ha responsabilità così importanti deve decidere sulla base dei dati che riusciremo a fornire. E quindi ecco, poi questo è il primo ciclo che parte, quindi poi dovrete condividerci anche, no, le loro tesi. E una cosa importante che abbiamo previsto anche nel nuovo regolamento sul dottorato è l'anagrafe dei risultati delle tesi di dottorato, che credo sia un'altra cosa molto importante, perché servirà proprio a poter sfruttare l'investimento che c'è stato, in questo caso anche da parte, no, del Ministero, con un cofinanziamento, e speriamo che ci sia, ma anche un investimento vostro che è a servizio della società civile. E quindi, che dire, io vi auguro buono studio, buon lavoro, quasi sono invidiosa, al prossimo mi iscrivo anche io. E no, in realtà l'altro aspetto è questo, scusate, è questa interconnessione che mi è piaciuto molto, diceva lei, professor Martina, del dottorato, non solo per chi vuole fare carriera accademica. Ecco, su questo ci saranno anche tutta una serie di finanziamenti, di borse di studio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però è un aspetto molto caratterizzante di quanto il nostro sistema voglia investire su questo tipo di formazione, che se sicuramente è il primo gradino di chi vuole fare una carriera accademica, sicuramente non lo è per tutti, e quindi anche chi vuole fare, andare a lavorare in un'impresa, o chi vuole venire a lavorare alla pubblica amministrazione, può fare un percorso di formazione dottorale che porta un valore aggiunto nel settore lavorativo dove poi verrà utilizzato. E quindi in bocca al lupo e complimenti. Arrivederci. Grazie Marcella Gargano. Con questo abbiamo concluso questa serata di presentazione del nuovo dottorato nazionale, però consentitemi due parole molto personali, e le dico come persona fisica, Riccardo Pietrabissa, a ciascuno di voi nuovi dottorandi. Io ho fatto il primo ciclo di dottorato in Italia, nel 1983 ho iniziato il mio dottorato, e vi posso dire che gli anni di dottorato, e poi ne ho seguiti tanti nella mia carriera accademica di dottorandi, vi posso dire che gli anni di dottorato sono anni di grandi entusiasmi e di grandi frustrazioni, sono anni in cui
ogni tanto si piomba in una disperazione di chi me l'ha fatto fare. Sono anni difficili e sono anni anche, come dicevo, entusiasmanti. Questo l'hanno vissuto un po' tutti. Sono anni che dopo ricordiamo sempre come fra gli anni più belli della nostra crescita, perché esasperano tutte le emozioni del periodo universitario, sia nel bene che nel male. È veramente straordinario. E credo che voi siate di nuovo a un primo ciclo, come mi è capitato a me nell'83, non esisteva il dottorato, voi siete i primi che fate un dottorato nazionale con queste caratteristiche, quindi io vi considero dei privilegiati, e voi dovete essere consapevoli di esserlo, e come tutti i privilegiati avete delle responsabilità nei confronti della società, e queste responsabilità le giocherete nel vostro futuro, che potrà essere un futuro accademico, un futuro nel mondo delle professioni, un futuro nel mondo delle decisioni, dell'impresa, non lo sapete ancora, non lo sappiamo. Questa responsabilità va giocata, come dicevo inizialmente, è stato ricordato, anche per il futuro, in particolare per le future generazioni, e io oggi sono veramente felice di aver giocato la mia responsabilità nell'aver generato questo dottorato nazionale. Quando ho iniziato il mio dottorato tanti anni fa non avrei mai immaginato di riuscire, e l'ho fatto grazie a tanti che mi hanno aiutato, a costruire il primo dottorato nazionale d'Italia su un tema così lontano da quello che ho fatto tutta la vita io. Io sono un ingegnere biomedico, quindi non c'entro nulla, ma non è questo il tema. È il mio modo, ho avuto la fortuna di poter restituire. Quindi oggi io rivedo il dottorato come un momento di costruzione e vorrei che ciascuno di voi potesse guardare a questo per il proprio futuro. È un grande privilegio, una grande responsabilità, e di questo sono grato a tutti voi. Grazie. Credo che abbiamo... Mario, c'è un... No. Abbiamo una sorpresa. Ha telefonato il ministro Enrico Giovannini salutando tutti, perché ha fatto partire di fatto con questo suo impegno e visione, e ci teneva tanto a salutarvi. E quindi, grazie, ringrazio Enrico. Grazie. Ah, scusate, beh, allora se c'è Enrico, sì. Qui è l'ultimo momento. Pronto? Sei in diretta, Enrico. Eccomi, ciao. Buonasera a tutte e tutti. Grazie. Enrico, sono Riccardo, buonasera. Ciao Riccardo. Ti abbiamo molto citato perché ho ricordato il nostro incontro ormai di qualche anno fa, in cui tu sei l'iniziatore di questa bellissima iniziativa. Abbiamo qui tutti i giovani che hanno aderito, quindi un tuo messaggio sicuramente molto gradito. Prego. Ma io vi ringrazio, appena finito il Consiglio dei Ministri, quindi non posso che farvi complimenti per questa scelta. È una scelta lungimirante, è una scelta che qualche tempo fa sembrava rivoluzionaria, oggi probabilmente viene vista come una grande opportunità reale, e quindi ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato a questo progetto, quanti si impegneranno in questa direzione, alle ragazze e ai ragazzi. Fatemi aggiungere soltanto due elementi. Il primo ha a che fare con le scelte politiche. Quando avevamo immaginato questo percorso, l'Unione Europea non si era ancora posizionata in modo così forte sui temi dello sviluppo sostenibile. Oggi lo sappiamo, l'Europa conduce la battaglia per la sostenibilità a tutto campo, e quindi questo è un elemento anche di prospettiva, non solo di ricerca ma anche lavorativa. E la seconda considerazione ha a che fare con le università. La rete delle università per lo sviluppo sostenibile è una bellissima realtà,
che pervade tutti gli Atenei ormai, che ha dato entusiasmo, opportunità di lavorare insieme con uno spirito nuovo. E io quindi ringrazio in particolare Patrizia Lombardi, ma poi tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione, perché sono convinto che le nuove generazioni avranno tante opportunità per rendere il mondo più sostenibile. Sapete che stiamo cambiando la Costituzione? Forse il nuovo Presidente della Repubblica giurerà su una Costituzione rivista. Per la prima volta si mette mano ai principi fondamentali della Repubblica. Il tema della giustizia intergenerazionale, che è al centro dello sviluppo sostenibile, viene riconosciuto come uno dei principi fondamentali. Si dice che l'attività economica pubblica e privata non solo deve rispettare le finalità sociali, ma anche quelle ambientali. Non può essere fatta a discapito della salute, dell'ambiente. Insomma, sarete parte con questo dottorato di un cambiamento profondo della nostra società, della nostra economia, addirittura sancito da un cambiamento della Costituzione. Quindi auguri a tutti, grazie a tutti, e c'è tantissimo lavoro da fare, continuiamo così. Grazie, grazie Enrico, a presto, un abbraccio. Ciao Riccardo, a presto. Grazie. Bene. Ciao.